Pagliana, finalmente si può dire l'Ilva è in Serie D. Siete stati grandissimi, avete fatto una grandissima cavalcata. Tu sei stato fra i grandissimi protagonisti perché nei 13 gol ne hai fatto tanti, decisivi. È stata una stagione strepitosa, la migliore forse. Sì, diciamo che finalmente è arrivato il coronamento di questo sogno che aspettavamo comunque tutto l'anno, ecco. Soprattutto quando abbiamo cominciato a crederci prima dell'inizio del campionato di ritorno. È stato tutto bellissimo e finalmente abbiamo riportato quest'isola della Maddalena dopo 30 anni dove merita di stare. E la convinzione vostra è nata nella gara d'andata con la Ferrini? O si è fortificata lì? Lì si è proprio fortificata e abbiamo cominciato a crederci veramente perché appunto loro erano imbattuti e diciamo che ci abbiamo creduto fino alla fine come partita dopo partita. Senti Marco, hai vinto in Serie D, hai fatto anche presenza in C2, vinci in eccellenza, che sapore ti dà rispetto agli altri trionfi che hai ottenuto? Allora, sì, vincere vabbè, è sempre bellissimo, però diciamo che quest'anno vincere il campionato lo sentiamo ancora più nostro noi grandi perché eravamo comunque relativamente pochi e quindi aver sopperito ogni difficoltà, stringendo i denti, stando sempre uniti senza mai disunirci, ecco, è stata quella la nostra forza. Da dove nasce invece questa tua propensione a giocare attaccante esterno, tu che spesso hai giocato anche davanti alla difesa o interno principalmente? Sì, diciamo che quest'anno il mister mi ha dato fiducia anche quando mancava qualche esterno d'attacco e niente, mi sono trovato bene segnando appunto come hai detto tu forse la stagione che ho fatto più gol, ma sono davvero contento perché ci siamo tutti quanti adattati e abbiamo vinto proprio da squadra. Hai perso la Serie D, sei sceso in eccellenza, la riconquisti sul campo? Sì, sì, sicuramente, ma quello è stato anche una scelta anche personale legata appunto a altri motivi personali, ecco, però quello che è successo quest'anno ce lo ricorderemo per sempre. Ti senti adesso giocatore di Serie D, nel senso che vuoi continuare un'avventura in Serie D con l'Ilva? Sì, diciamo che ora è presto per pensare a quello che succederà e ci godiamo il momento. Grazie Marco, complimenti. Grazie a te. Complimenti. Grazie.